Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che lei sarebbe d'accordo a una proposta di legge per regolamentare questo settore, per esempio associando a ogni profilo un'identità, cavolo, magari con lo speed? Ci ho scritto metà del mio libro su questo. È indispensabile, dopodiché io dico una cosa. Denunciare lo stupro è una cosa. Mettere il video in cui si vede la persona stuprata, esponendola a una marea di persone che lo vanno a vedere in modo morboso, è una cosa indegna di un paese civile. Giorgia Meloni ha fatto una cosa indegna di un paese civile, e contro le donne, perché quella ragazza che è stata stuprata, nessuno gli ha chiesto se potevano pubblicare il video o no. E se fosse mia figlia o sua figlia, le garantisco che non vorremmo vederla esposta mentre viene violentata sui social network da una leader politica che si candida a governare il paese. Ci fermiamo qui, 10:55.